con due bottiglie di vetro si fa una maschera da sub. Raccolta differenziata, meno spreco, meno tasse. Nel quadro del contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata effettuata una complessa indagine su uno dei versanti più a rischio, l'area di confine con il Basso Brindisino, onde disarticolare attività criminali che stavano evidenziando una pericolosa capacità di filtrazione in quella zona, epicentro l'abitato di Salice Salentino, mentre teatro delle operazioni illecite erano anche i paesi limitrofi, tra cui Guagnano, Veglie, Carmiano, Novoli e Porto Cesario. Tutto ha avuto origine il 20 maggio 2011 con l'arresto di Leone Tiziana, casalinga salicese incensurata, colta in possesso di cocaina per un peso complessivo di grammi 250 per un valore di 785 euro. La donna in sede di interrogatorio si definì mera custode di quel stupefacente, il cui proprietario indicò il nobile Giovan Battista, giovane ma già noto malavitoso di Salice Salentino. A partire dall'ottobre 2011, perciò, il NORM, aliquota operativa, ha avviato l'investigazione conclusasi nel luglio 2012 per quanto riguarda l'attività sul campo e nell'aprile 2013 per la successiva fase di accertamenti e riscontri conclusivi. A dirigere l'indagine la dottoressa Paola Guglielmi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Intercettazioni telefoniche, ambientali, pedinamenti, accertamenti documentali, perquisizioni, denunce e arresti in flagranza hanno permesso di far luce su un gruppo articolato e ben organizzato, incentrato su elementi salicesi che agivano in base a ben precise direttive impartite gerarchicamente. L'esercizio del core business, lo spaccio di cocaina, si affiancava in subordine a quello di marijuana e hashish, oltre a una serie di fenomeni collaterali quali le estorsioni commesse ai danni di clienti debitori per l'acquisto di droga. In taluni casi le richieste di vendita si facevano talmente insistenti da rendere indispensabile lo smistamento a esponenti secondari della rete di spaccio. L'attività si era talmente ramificata da permeare in profondità il tessuto sociale di quelle località, in primis Salice Salentino, con pesanti ripercussioni sul piano economico e della pubblica sicurezza. Le indagini sono sfociate infine nel deferimento di 17 persone, 14 di Salice Salentino, oltre a 3 rispettivamente di Guagnano, Novoli e Veglie, con richiesta e emissione di ordinanze cautelari per responsabilità a vario titolo attribuita, in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. La dottoressa Antonia Martalò, GIP del Tribunale di Lecce, con ordinanza ha accolto la richiesta in ordine all'associazione per delinquere nei confronti di 12 soggetti. Per 11 è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Forse è il risultato della crisi, l'esigenza di andare a cercare l'acquirente. Certo, è abbastanza nuovo come metodo. Siamo ancora all'inizio perché sono eventi appena accaduti e quindi non è possibile dire assolutamente nulla. Tra l'altro le indagini sono appena iniziate. Io sono sempre rifugo, sono sempre attento a non dare indicazioni, informazioni definitive che possono... È un'operazione di grande importanza, ma dire che abbiamo eliminato tutti coloro che trafficavano sostanze stupefacenti e che eventualmente continuano a farlo a Salice Salentino ne corre. Dico, certamente è una importante operazione anche per le dimensioni dell'associazione e per la quantità di sostanze trattate.